Il comune di Capaccio Pestum ha preso parte ieri pomeriggio a Roma alla tavola rotonda i comuni bandiera blu e spighe verdi del Cilento fanno sistema. L'evento, organizzato presso la sede di Confagricoltura e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente, si è posto l'obiettivo di raccontare e favorire la gestione sostenibile del territorio. Bandiera blu, spighe verdi, abbiamo tutto il possibile perché il turismo di qualità possa essere sempre più eccellenza. Io ricordo sempre che ovunque vado c'è una parte di me che parla di Cilento, parla di Campania, parla di buone pratiche e semplicemente di un turismo fatto come Dio comanda. Ovviamente sono delle pratiche che devono essere ancora valorizzate, ci sono ancora tanti tratti che devono essere valorizzati e questo speriamo di farlo qui nei prossimi 5 anni. Quello che dico sempre è che nei standard ho lanciato un'idea stasera dicendo mettiamo negli standard che non ci siano reati ambientali. Io ho fatto una legge sul reato ambientale, ho introdotto il disastro ambientale e l'inquinamento ambientale e crediamo che uno standard del genere possa avvicinare ancora di più quel turismo di qualità che crediamo fortemente che nelle nostre zone debba continuare ad esserci. Devo dire che questo progetto che andava, come dire, a creare, a individuare un itinerario basato su territori che hanno fatto una scelta forte di sostenibilità. Il Cilento è un esempio emblematico di questo, di come si possa bilanciare la natura, la tutela, la conservazione della natura con lo sviluppo turistico. È un risultato quello di questo progetto, GTA Greenway, che voleva sottolineare, vuole sottolineare l'importanza di una possibilità reale di fare rete, di fare sistema tra comuni che hanno un'omogeneità e un'unitarietà di obiettivi in termini di sostenibilità, di tutela del proprio territorio, ma anche di sviluppo giustamente turistico.